1 2 3 1 2 3 1 2 3 Prova 1 2 3 Prova 1 2 3 Prova Eh, può andar bene, ok, perfetto. perfetto. Allora io... Grazie. Posso? Sì, sì. Ok, allora cominciamo. Siamo praticamente puntuali nella sostanza, 10 minuti di ritardo. Allora, eh, questa, eh, questa sessione nel campo delle partnership, è la sessione tipica delle partnership perché abbiamo l'Istat. E tanti altri soggetti, quelli del sistema statistico nazionale, ma non solo. Abbiamo la COGIS, il COMSTAT, abbiamo una rappresentanza dell'autorità garante della privacy, abbiamo altri soggetti che si occupano di statistica e che non sono strettamente legati al sistema statistico nazionale. Quindi siamo pienamente nel campo delle partnership eh, per eccellenza. E tocchiamo un tema eh, particolarmente importante. Noi sono anni che ci ripetiamo. Ma come lo facciamo questo PSN? Troppo complicato, iter lungo, non si riesce a semplificare, riusciamo ad arrivare alla fine dell'anno eh, pietendo una proroga della validità dell'anno precedente, del PSN esistente. Per fortuna abbiamo avuto nell'ultima legge di bilancio la possibilità di dire va avanti, va avanti, ma quello di nuovo che ho messo nel... Nel nuovo PSN non, vale, non è ancora attuabile, quindi tanti piccoli problemi. Quindi senz'altro c'è un tema di semplificazione. Siamo alla fine del, del triennio 2017-2019 e eh, abbiamo davanti un anno e mezzo per eh, definire il PSN 2020-2022. Sappiamo che non è un anno e mezzo perché ci vuole un anno di preparazione. Però vorremmo partire in anticipo con una progettazione tale che ci consenta di farlo con un po' più di tranquillità. Questo sul piano diciamo, del, del percorso. Poi c'è un secondo piano che forse è più importante, che è il piano dell'architettura del PSN. Io credo che due anni fa in una conferenza di allora dissi ma perché si chiama programma statistico nazionale e non c'è dentro un obiettivo, ma ci sono attività, ci sono lavori, non ci sono i risultati evidenziati. Se è un programma deve avere i risultati evidenziati, si dovrebbe chiamare piano prima di tutto perché è triennale, e poi dovrebbe avere dentro i risultati, gli obiettivi che ci si pone. Gli obiettivi ce li ha, ma sono molto generali, molto diciamo poco utilizzabili a livello operativo. Quindi pensare proprio a cos'è un programma statistico nazionale. Voi sapete che nasce perché deve definire le rilevazioni di interesse nazionale. Eh, non so se avete capito dalla, dalla, dalle presentazioni del Presidente, della presidentessa di Eurostat, quanto poco siano rilevanti ormai le rilevazioni, quanto le rilevazioni siano un aspetto non marginale certo, ma molto meno importante di quanto lo erano vent'anni uh, fa. Quindi non è, eh, addirittura noi a un certo punto negli anni, intorno al 2000 dicevamo ma mettiamoci solo le rilevazioni nel PSN, sono solo quelle e bisogna metterci. Ma se ci mettiamo solo quelle oggi, facciamo PSN di 200 eh, linee, forse neanche le, più le cose più importanti che facciamo. Quindi proprio l'architettura del PSN va ripensata, va ripensata la classificazione che noi facciamo, rilevazioni, elaborazioni a dati amministrativi, sistemi informativi. È, è completamente diverso quello che noi dobbiamo presentare, perché il senso del PSN è, ha due sensi, uno, dire ai rispondenti... A coloro che, diciamo, di cui utilizziamo i dati, che a questo punto non sono solo rispondenti, ma anche coloro che ci forniscono archivi amministrativi, guarda che noi stiamo utilizzando i tuoi dati. La seconda cosa che fa il PSN è dire al paese, guarda che io ti produrrò questa informazione statistica. Ecco, questo doppio aspetto: ti dico che utilizzo i tuoi dati e ti dico co cosa ci faccio con questi dati e che, cosa, che risultati ti restituiscono devono diventare il cuore forte del PSN, la, in qualche modo la sua struttura deve essere orientata a questo tipo di, eh, di rilascio informativo. Eh, ci siamo detti tante volte di fare il catalogo dei prodotti, adesso Silvia vi dirà qualcosa su questo, questa è un'idea importante, eh, dire che cosa produciamo, ma anche il catalogo dei prodotti per certi aspetti non dico che è vecchio, ma può essere superato da... Un sistema informativo, un data warehouse, un luogo in cui trovo informazioni e me le personalizzo eh, adeguatamente, le integro con altre informazioni che ho. Questa, eh, questa, questo è il nostro futuro, quindi oggi se stiamo pensando al PSN 2020-2022 dobbiamo guardare a, a un'architettura che sia diversa. Come abbiamo organizzato la sessione? Eh, la sessione è organizzata in questo modo. Silvia Losco, che dirige la pianificazione strategica nell'ambito della uh, mia direzione eh, e si occupa della programmazione anche del PSN, farà un escursus e vi dirà un po' come stiamo vedendo il nostro, il no, un nuovo PSN. Eh, sentiremo poi eh, diciamo, il Comstat, il CISIS. E eh, la COGIS, cioè i soggetti che in qualche modo intervengono, CISIS, perché andiamo in CISIS e, e Comuni perché andiamo in conferenza unificata, eh, Palombelli che rappresenta il Comstat ma anche eh, le province, la COGIS che è l'autorità eh, statistica, eh, l'autorità che eh, guida eh, e, e verifica la qualità dell'informazione statistica. Quindi questi sono i nostri interlocutori eh, principali. E sentiremo loro e poi torneremo. Io vi propongo poi alla fine di questo giro di questi tre interlocutori di aprire brevemente il dibattito e poi chiudiamo con eh, Monica Tias e Laria Diaco e Riccardo Carbini che in qualche modo racconteranno cosa stiamo facendo e come lo stiamo facendo. Ovviamente in tutto questo un convitato di pietra, ma non è di pietra perché un rappresentante c'è, eh, ma non è perché per questo, ma semplicemente un tema che dobbiamo affrontare è quello della privacy. Quindi è un tema che ci tocca, non lo possiamo eludere. Abbiamo cercato di eh, adeguarci molto alle richieste che venivano dal garante, però c'è stata anche un'evoluzione delle, delle esigenze che dobbiamo rappresentare. E queste cercheremo di rappresentarle in questa riunione. Ultima cosa che vorrei dire, eh, tutta la conferenza è organizzata in modo che le sessioni non finiscono qua, le sessioni continuano con dei follow-up, quindi mandateci informazioni, mandateci commenti, mandateci... Eh, considerazioni, dove mandarle fate come volete, mandatele all'omoro chiocciolaistat.it, mandatele all'assistant chiocciolaistat.it, a PSN e così via, in modo che questo lavoro non si fermi eh, ad oggi. Grazie a tutti per essere presenti, do la parola a Silvia Losco per eh, diciamo, la, la relazione introduttiva in qualche modo. Grazie Vincenzo, è un'ottima occasione eh, chiaramente che hai stimolato di aprire un tavolo che effettivamente speriamo sia proficuo e anche diciamo, collaborativo per il futuro. Eh, già nell'apertura il professor Alleva eh, faceva presente che tutto sommato eh, sostenere, rilanciare i rapporti sì, di collaborazione questi, con le altre le sessioni, amministrazioni, con, con tutti i soggetti diciamo, che, che sono partecipi diciamo, del... del la sul tema della statistica ufficiale è, è corre, è un elemento fondamentale, quindi fare rete, fare network. Il programma statistico nazionale diciamo, è uno degli strumenti che ci può aiutare in tal senso, io ho organizzato la, la mia presentazione partendo dal PSN che tutti conosciamo, probabilmente tutti in quest'Aula. Sottolineando alcuni punti di forza che poi verranno ripresi dal, dalle mie colleghe di Istat e su cui lavoreremo perché sono le nostre leve, i nostri punti di forza sono gli elementi importanti su cui faremo anche leva per stimolare il cambiamento, evidenziare alcuni elementi di criticità innegabili, li conosciamo, però vale la pena riprenderli e pensarci un attimo insieme, qualche direttrice di cambiamento come spunto di riflessione, diciamo da condividere in questa occasione, ma su cui già stiamo lavorando. C'ha 30 anni il nostro PSN, nasce nell'89, quindi praticamente effettivamente con 30 anni non sono pochi, quindi volevo ricordarlo. Ha avuto, ecco, Enzo Lamora ha partecipato, diciamo, non so quante edizioni di ripensamento del programma statistico nazionale. Questi lavori, cosa sono i lavori del PSN? Un'impronta data nell'ambito proprio del PSN molto al processo, all'indagine, quindi al eh, processo statistico, lavoro come indagine. Un paradigma che poi si è evoluto nel tempo e adesso subisce questo shock con l'avvento dei registri che ci porta eh, a rivedere molto proprio il concetto di lavoro che noi inseriamo nel PSN. La rete dei soggetti che partecipano alla eh, costruzione del PSN, attualmente circa 50 soggetti del sistema. Che presentano lavori sono i nostri produttori di dati a livello nazionale e quindi eh, diciamo il loro contributo è ovviamente fondamentale in un'ottica di integrazione che è quella che stiamo cercando di portare avanti anche come istituto ne, proprio nella modernizzazione. È fondamentale armonizzare, quindi i soggetti che sono chiamati ad armonizzare il loro contributo per poter dare effettivamente valore al Paese, quindi soggetti che operano in un sistema e la cui azione dovrebbe essere, ci cioè, auspichiamo che sia, maggiormente armonizzata. Quali sono i maggiori soggetti produttori ad oggi di statistiche nel nostro PSN? Questo è un dato dell'ultimo aggiornamento 2019. Ovviamente l'Istat diciamo, è il main producer, quindi è il produttore principale di statistica ufficiale. Ma i ministeri, le pubbliche amministrazioni sono eh, altre autorità che producono statistica ufficiale rilevante. E poi le regioni, le province autonome. E qui magari poi sentiremo, Stefano Michelini, quel punto di vista, insomma, magari ce lo porterà proprio direttamente, una domanda di informazione statistica che sta sempre più crescendo sul territorio e che però va armonizzata e coordinata all'interno di un programma che deve risultare assolutamente organico. Dicevo, vorremmo partire dai punti di forza, perché insomma i punti di debolezza, cosa lasciare, cosa conservare. E parlavo adesso un attimo con lo Iero, questa governance è ben strutturata, è strutturata, è complessa ma è ben strutturata, una cogis è il punto di vista degli utenti, ci sono dei, i circoli di qualità, cioè questa quest organizzazione è un'organizzazione solida, tra l'altro ha 30 anni di storia, il problema è che attualmente i meccanismi diciamo, che o male, di funzionamento di questi organismi probabilmente hanno bisogno di essere rinnovati, oliati. Eh, il sistema network, eh, anche in ottica digitale, <ride> deve funzionare in modo più fluido, cioè sono organismi che colloquiano in modo molto istituzionale, non supportati per esempio dalle istruttorie tecniche diciamo, che potrebbero fluidificare e analizzare ante diciamo, eh, i problemi che poi ovviamente abbiamo, le cui soluzioni vanno trovate in molti casi insieme. Quindi di fatto lavorare in modo collaborativo ma a network ed è, fatemi dire, il nuovo modo di lavorare eh, su tanti tavoli, in molti fronti, è praticamente uno spunto che ci sentiamo di suggerire. Quindi una governance sì ben strutturata attualmente, che è quindi un assoluto punto di forza, ma come lavora questa rete di soggetti? Ecco, probabilmente lì si dovrebbe oliare il meccanismo proprio di fare network. Orientamento alla qualità, anche qui... L'orientamento alla qualità è deciso da sempre, cioè l'orientamento alla qualità, la visione a processo, qualità del processo, la visione di quality on product, sui prodotti, è un qualcosa che noi portiamo avanti da, da anni. E, ma nel Q2018 veniva ricordato dal, dal, dal direttore generale di Eurostat della settimana scorsa a Cracovia, a cui insomma ho partecipato. Il quality è sempre più un total quality, quindi il quality di tutta l'organizzazione, quindi non solo del processo, non solo del prodotto, ma di tutta l'organizzazione, quindi per esempio dell'organizzazione dei contributi che i vari soggetti eh, sono tenuti a dare in questo nuovo modo no, di relazionarsi in questa rete. Qui dentro quindi c'è il ruolo che ognuno svolge, produttore utilizzatore, persone che comunque eh, opinion leader, che, il cui parere va tenuto assolutamente in considerazione, ecco questo modo, mettere a posto questi ruoli, è anche un elemento che contribu può contribuire non poco alla qualità. Collaborazione tra livelli centrali e regionali, qui forse con, eh, sempre con Michelini potremmo tornare, no? sono stati stipulati importanti accordi che vanno comunque sostenuti, cioè nel senso attualmente c'è la stipula, quindi c'è l'infrastruttura di base, quindi ripeto non è un fatto di, eh, di infrastruttura di partenza, ma questi colloqui andrebbero stimolati, continuamente alimentati e devono confluire in prodotti che poi vengono offerti tramite il programma statistico nazionale. E in una visione assolutamente integrata. Quindi il nostro PSN, perché questo è il nostro tema di discussione, dovrebbe essere il catalizzatore di tutti questi sforzi che poi vengono con continuità alimentati e sostenuti. L'uso delle fonti. Il PSN dedica da sempre ampio spazio all'utilizzo delle fonti, ma anche qui l'utilizzo delle fonti e quindi tutto il lavoro che poi ci auspichiamo possa essere anche un lavoro di tipo tecnico con il Garante. Un, diciamo, è parcellizzato sul singolo lavoro, quindi noi vediamo la fonte sul singolo lavoro. Molto spesso il lavoro è un, diciamo, uno sforzo diciamo, singolo. L'utilizzo delle fonti, anche in ottica di registri, può essere visto diciamo, in un'ottica più generale, più globale. Quali fonti utilizzare? Standardizzarle, diciamo, metterle in evidenza, darne un'altra portata, quindi portarle fuori dal singolo lavoro. E esaminarle a prescindere. Ovviamente parliamo delle, delle più alte fonti di, di informazioni diciamo che potrebbero alimentare poi la base dei propri registri statistici. Gestione della privacy e del trattamento dei dati personali. Anche qui ogni scheda, con il volume 2, che verrà poi rappresentato dal contributo della collega nella seconda parte della, della nostra sessione, è corredato da diciamo, un dettaglio assolutamente. Importante no? su tutte le variabili addirittura e l'impatto che eh, diciamo, possono avere sulla privacy. Quindi il lavoro è minuziosissimo. Dove si potrebbe lavorare? Intanto, in ottica assoluta, di convergenza al GDPR, quindi alla nuova normativa sul trattamento dei dati e già visti a livello strategico, a livello di fonte, cioè sempre una visione a monte di come i dati devono, dati che hanno anche un impatto sull'ipravesi chiaramente, possono essere, devono essere trattati, diciamo, prima che entrino nel singolo lavoro. Quindi questa è una prima suggestione, partire dai punti di forza e stimolare dei miglioramenti, cambiamenti che sono comunque possibili, già, già da adesso alcuni, su alcuni dovremmo comunque lavorare, tipo l'introduzione... Proprio per la privacy del GDPR. Quindi è il tempo di cambiare. No? Cioè, a distanza di 30 anni, questo click diciamo, per un cambiamento sembra essere assolutamente, ehm, assolutamente necessario. E, in realtà l'esigenza di cambiare è proprio data dal fatto che il PSN ora non rappresenta più, se lo leggiamo volume 1, volume 2, di fatto rappresent non rappresenta più. Il, proprio l'ecosistema delle statistiche di interesse pubblico. Ce ne sono molte altre che non riusciamo a inserire, per esempio, o ce ne sono alcune che potrebbero, tutto sommato, non avere più senso. Quindi una, un ripensamento, un'evoluzione per tenerlo più vicino a rappresentare proprio le statistiche. Eh, di, di interesse pubblico, forse è uno sforzo che è il momento di fare. Ovviamente l'occasione è ghiotta perché ci avviciniamo al nuovo triennio di programmazione, quindi ora inizia un nuovo triennio di programmazione su cui alcuni concetti possono essere rivisti, ri, 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 rivitalizzati. Qui il bivio che fino adesso ci ha sempre un po' tediato, insomma, modifica dell'impianto normativo, assolutamente necessaria e quindi mi auguro che insomma, la componente politica lavori per questo e ovviamente su questo io posso dire veramente poco. Però la riqualificazione è assolutamente necessaria ovviamente, spero vada avanti. Ma la riqualificazione del programma statistico nazionale, che pur ha bisogno di alcuni passaggi in sede politica essenziali che spero vengano fatti... Non può partire già da ora? Cioè queste due strade perché diciamo, non possono unirsi in un unico percorso e quindi iniziare già a lavorare per un nuovo PSN in attesa che sia più maturo il tavolo per, diciamo, chiaramente per stimolare anche un intervento no, normativo di livello? Quindi ecco da qui la proposta lavoriamoci da subito a normativa data e iniziamo a rivedere una concettualizzazione che ormai è forse un po' antica. E quindi alcuni spunti di riflessione. Sulla variabilizzazione dei punti di forza ho detto già qualcosa, quindi la necessità di partire da quello che attualmente è l'impianto e che tutto sommato ha retto 30 anni ed è un impianto solido, però rivitalizzarlo assolutamente in un'ottica completamente differente. Forse qualche altra sedia, cioè ci, sì, siamo di più di quanto pensavamo, Enzo sarà contento. Esatto, cioè, Vincenzo sarà contento. Esatto, non è proprio di nicchia questo argomento come pensavamo, anche io sono molto contenta. Allora, valorizzazione dei punti di forza, quindi partiamo dai punti di forza e intanto lavoriamoci sopra, quindi sulla privacy assolutamente, sulle fonti assolutamente, i due interventi lo, eh, verrà, riprenderanno questo. Ovviamente individuare i punti di debolezza e su questo il primo è evidente, l'ha detto in apertura Lomoro, è un documento attualmente la cui componente autorizzativa, autorizzatoria è prevalente rispetto all'idea di programma, cioè di offerta. offerta di Prodotti di natura statistica. Ecco questo è un punto di debolezza incredibile perché prevale l'aspetto normativo, autorizzatorio e diciamo fa perdere di senso eh, proprio eh, il concetto di cosa offriamo come statistica ufficiale al Paese. Ecco questo è un primo elemento che io sottopongo proprio, insomma voglio dire, magari come spunto per una nostra discussione. Come riportarlo ad essere un programma? Per riportarlo a, a essere un programma e questo è un esercizio, voglio a disposizione l'esperienza che l'Istat ha fatto in questi due anni, tre anni, due anni dalla modernizzazione. Il nostro piano di attività, il nostro piano strategico, ecco con l'omoro, l'abbiamo reso un programma di azione, quindi abbiamo riflettuto insieme sulla strategia, abbiamo individuato quali sono le azioni in termini di attività, anche non ripetitive, ma finalizzate ad output, quindi diciamo abbiamo lavorato in un'ottica che eh, I miei colleghi dell'IST, attenzione, è un mantra che ci ripetiamo da tre anni, di portfolio management, di project management, cioè orientare la nostra attività a risultati. Non quindi presidi funzionali, ma risultati, risultati che offriamo e possiamo eventualmente rivedere anche. Anno, anno dopo anno. Ecco, la, riportare il PSN ad avere valore di programma significa questo: riflettere su ogni singolo lavoro e riaccenderlo in ottica di output statistica di rilievo nazionale. Quindi è proprio l'idea che lanciava l'Omoro in apertura, cioè pensiamo il PSN. Alcuni dicono al catalogo, io sono perplessa, ci rifletteremo, non è proprio un catalogo, ma sono delle azioni importanti finalizzate a tirare fuori dei macro prodotti che poi hanno valore per il paese. Sul prodotto magari ci troveremo modo di dire cos'è un prodotto, è un'altra domanda che mi sto facendo da un po' di tempo, però effettivamente non stiamo parlando di un prodotto editoriale, noi siamo un prodotto che poi è digitale, quindi un prodotto che poi può stimolare... Eventualmente elaborazione di altri prodotti a livello locale, a livello regionale. Ecco, quindi questa debolezza forte, cioè spegnere un attimo un faro sul. Autorizzatoria del PSN, che è essenziale, voglio dire, non, non che non debba essere, ma riaccendere l'attenzione sul valore del singolo lavoro, proprio come, come definizione di un output significativo per il Paese, penso che possiamo essere insomma, nella condizione di farlo, ovviamente, tramite l'impostazione che darà poi il Comstat eh, e poi eh, diciamo, gli organismi come COGIS, CUIS e chiaramente il lavoro dei circoli di qualità. Un orientamento maggiormente internazionale, noi leggiamo il PSE, ripeto il Q 2018 della, della, della settimana scorsa ci porta a ragionare in ottica di registri, cioè l'apertura del presidente, anche, ecco questo quindi, questo indirizzo multifonte a stimolare eh, la creazione di infrastrutture di base e anche questo orientamento all'output è un orientamento internazionale forte che quindi dobbiamo cogliere. Il, eh, nuovi modelli produttivi e tecnologici, quindi big data, open data, nuove fonti, evoluzione della domanda di informazione e statistica anche a livello territoriale, tutto il mondo digitale, cioè non si può pensare un PSN se non in chiave digitale, cioè ormai un prodotto è solo un prodotto digitale, cioè non, non possiamo più pensare che un prodotto del Statistico Nazionale sia una pubblicazione o una tabella, sono dati, sono, sono aggregati di dati e quindi dobbiamo rileggere il PSN assolutamente in chiave digitale. Qui diciamo questo sprint che ci piacerebbe fare no? e quindi due riflessioni, le faccio velocemente, riflessioni su come procediamo, no? questo iter di formalizzazione, di predisposizione e approvazione del PSN e alcuni spunti per velocizzarlo. Partiamo da, da, dalla definizione delle linee di indirizzo da parte del Comstat ogni anno. Ecco, questo è un momento importante perché noi ci auguriamo che proprio questo sprint possa partire proprio dal Comstat, no? questa idea di rinnovare in questa situazione. Quindi linee guida che ci agevolino, cioè che ci portino un pochino uno speed, un'accelerazione in questo senso definisci i circoli di qualità, rivitalizzarli, ravvivarli in questo senso, cioè le linee guida, farle scendere nei circoli di qualità con più forza e quindi catalizzare maggiormente su delle linee guida più incisive i circoli di qualità. E poi. Ehm, Diciamo, tutta l'attività di supporto che svolgiamo noi, diciamo, gli addetti ai lavori, anche dell'Istat in termini di coordinamento, un'attività assolutamente come dire, legata sia al Comstat in termini di linea guida che ai circoli che poi sono la mano operativa. Quindi diciamo, qui parliamo di noi, insomma, validazione dei lavori in rispondenza alle linee guida, quindi enfatizzare questa fase di rivalutazione, rivalidazione dei lavori che attualmente è un po' sottintesa, devo dire ci spendiamo non troppo tempo. E poi, vabbè, la deliberazione di nuovo del Comstat, ma a questo punto su un tracciato che già lavorato, lavorato insieme. E quindi insomma la curva più veloce: cioè se lavorassimo in modo più sinergico, continuo e insieme da subito, chiaramente questa, questa curva che noi attualmente diciamo è un percorso di circa sei mesi. In realtà potrebbe avere già un'accelerazione da subito, quindi linee guida concordate, stimolate, che diano subito un imprinting importante, poi circolare qualità con noi chiaramente come volano in termini di Istat che portano in modo forte questa accelerazione a livello operativo e quindi, diciamo, nella definizione dei lavori. Per quanto riguarda l'iter di formalizzazione, cosa dire? Quello è veramente lungo, insomma. Ecco, i pareri, conferenza unificata, commissione della garanzia, insomma, qui ci sono tutti i passi necessari. Questo è veramente il forte limite, posso dirlo, spero di non, diciamo, urtare la sensibilità di nessuno, però effettivamente... Un, la durata di questo iter è di circa due anni, il valore programmatorio di un, diciamo, è completamente vanificato, cioè in due anni un programma è completamente depotenziato. Quindi questo io spero veramente che l'impianto normativo possa adeguarsi e rendere il PSN assolutamente più vicino all'attività. Un, un T-1, il programma dovrebbe essere a T-1, quindi un anno complessivo per costruirlo, costruirlo e validarlo e, e approvarlo. Ma insomma, due anni sono veramente troppi. Vanificano i discorsi che stiamo facendo. Però qualche passetto in avanti io mi sentirei di dire. Insomma, parallelizziamo alcuni pareri, cioè al, non, sono così, non, non è così vincolante. Un iter step by step diciamo sottoporre, ma iniziamo a mettere insieme sempre in quest'idea di fare maggiormente sinergia. E, e diciamo, vediamola a gruppi, a cluster, pareri che arrivano, partono insieme, arrivano insieme, sintesi. Insomma, lavoriamo in un'altra maniera, pari, parallelizzando, questo ovviamente. Certo, la Corte dei Conti, anche qui, deliberazione del CIPE, cioè sui costi del PSN. Tra l'altro, diciamo, abbiamo scoperto ora diciamo, che il Programma Statistico Nazionale non pesa così tanto economicamente. Questo è il valore, cioè, un qualcosa che tutto sommato dà molta informazione al Paese e costa poco, è, diciamo, è, un è un momento di valore. E poi, va bene, pubblicazione. Qui magari possiamo agire meno, però sulla fase finale di pubblicazione eh, rimarrebbe la coda se le altre due. Fasi tutto sommato sono velocizzate. E, e qui, diciamo, eh, riassumo i punti che sarebbero i punti direttrici principali su cui potremmo concentrare, vorremmo e direi: insomma, concentreremo ora, non so quanto essere incisiva, ma insomma la nostra azione, e quindi il suggerimento è questo. Quindi, questo rafforzamento alla logica prodotto per i lavori del PSN. Io vorrei fermarmi su questa slide per dare spazio, e poi se c'è un minuto in più, magari entro su ogni punto, diciamo anche dopo le considerazioni degli altri interventi tecnici delle colleghe. Quindi rafforzare questa logica prodotto, prenderci un momento per capire cosa sono questi prodotti, ovviamente, uscire assolutamente dalla logica del prodotto come prodotto editoriale, ma iniziare a ragionare come meta-prodotto. Quindi una standardizzazione del meta-prodotto, perché in fase di programmazione non si può stabilire quale sarà il prodotto, cioè, come tabella prodotto editoriale, il prodotto non è. Identificabile come elemento singolo, probabilmente sarà un multiprodotto. Quindi questa idea di prodotto deve evolversi, deve diventare un metaprodotto, che poi eventualmente in fase di stato d'attuazione, cioè quando noi andiamo insieme a vedere a che punto siamo, potrà anche dettagliarsi in un prodotto vero e proprio. Che a questo punto, come suggeriva Lomoro, come cioè il tavolo sul Sistan online a cui spero partecipiate diciamo, dell'ora di pranzo delle 13, metterà a fuoco quest'idea di fare un portale digitale che li contenga o comunque che li renda raggiungibili questi prodotti del sistema statistico nazionale. Poi individuare bene le infrastrutture di base, i registri. I registri probabilmente non sono lavori, potrebbero essere lavori nel loro stato. Ma diciamocelo, sono l'infrastruttura di base su cui costruiremo tutto l'impianto di produzione statistica. Sono degni di un'attenzione che prescinde da un programma annuale, cioè è una riflessione che va fatta, come dire, a fattor comune, proprio come asset informativo fondamentale per la produzione statistica. Le fonti, eh, qui standardizzazione e normalizzazione delle, delle fonti, e questo è un lavoro che abbiamo già iniziato a fare perché poi per noi è pane quotidiano con la direzione centrale della raccolta dati che come sapete è centralizzata attualmente all'istituto, quindi l'istituto ha la necessità di standardizzare le fonti principali. Ecco, però aggiungo rispetto alle fonti che hanno poi un impatto sulla privacy immediatamente evidenziare i trattamenti secondo la normativa vigente, cioè subito un dato preso va analizzato nel suo impatto con la privacy e quindi un analisi d'impatto che va fatta subito, proprio a prescindere dai lavori che poi a valle possono essere dedotti, insomma, dall'utilizzo di quelle fonti. Nuova classificazione dei lavori. Qui mi piacerebbe tornare, spero che ci sia tempo. I lavori attualmente sono classificati in una maniera fatemi dire demode, diciamo, eh, ma c'ha so, 30 anni di storia, lo possiamo dire, il modo è demode, cioè non ci riconosciamo, quelli non sono categorizzazione sistemi informativi. Ormai abbiamo tutti i sistemi informativi, quindi diciamo sono superate alcune logiche. Anche sistemi da elaborazione, esiste una statistica che non viene da elaborazione. Ecco, noi abbiamo fatto una riflessione che ci andrebbe di condividere, quindi queste eh, classificazioni vanno riviste. Abbiamo fatto anche un'analisi di come gli altri paesi classificano i propri lavori ed è interessante, quindi la potremmo condividere perché questa analisi ci ha dato dei suggerimenti e, e devo dire che una minuziosa classificazione come la nostra di fatto non ce l'ha nessuna, quindi noi troppe classi, ambiguità, ambiguità nel collocare un lavoro in una classe e in un'altra. Ecco, quindi da questo noi su questo noi vorremmo lavorare da subito. Superamento delle classi, delle classificazioni attuali e diciamo vogliamo inseguire le fonti, visto che hanno così, ecco, questo è uno spunto su cui siamo pronti subito a fare una proposta, cioè un indirizzo e quindi andare subito a farlo. E poi, diciamo, l'ultimo punto, che è last but not the least, questo rafforzamento della governance del Sistema, Non come struttura, è importante, quindi non altri organismi, ma auspicabilmente un modo di lavorare differente, su cui diciamo che, che insomma porti il Comstat e l'Istat a rivedere anche il suo modo di eh, coordinare il sistema statistico nazionale. Io per ora mi fermerei qui, se c'è tempo proseguo con qualche dettaglio ulteriore. Okay, la parola a Stefano Michelini eh, del eh, Regione Emilia Romagna e del eh, Cisis, vicepresidente del Cisis. Eh, io mi scuso per d'ora perché per la mia relazione dovrò scappare a, a intervenire in un'altra sessione per cui eh, non parteciperò alla discussione. Comunque qui ci sono altri rappresentanti delle regioni, eh, Antonio Valentini che magari se ci sono delle domande potranno rispondere. Eh, Seriana Salvi che e il coordinatore delle attività statistiche del centro interregionale. Allora intanto grazie. Eh, grazie al Presidente Alleva per il suo accenno ad, ad alcune questioni che di, di cui secondo, secondo me bisognerà che noi facciamo qualche approfondimento. Eh, grazie anche a, a Enzo e a Lomoro perché ha citato un paio di cose che io ritengo sarebbero ormai da superare, in particolare la questione di questa distinzione tra l'interesse solo regionale di certe attività e quello nazionale. Io adesso darò qualche numero sui PSR regionali e poi vi parlerò di un progetto che è in corso perché qui stiamo parlando in qualche modo di una um, riflessione sulle strategie del PSN che è già in corso, cioè stiamo parlando di qualcosa che in qualche modo è già, eh, si è già avviato, almeno nelle relazioni tra regione e, e istanza. Allora, qualche numero solo per capirci. Eh, su, insomma, su alcune questioni generali. Eh, 15 regioni e ehm, eh, province autonome su 21 eh, hanno previsto per norma la redazione di un programma statistico regionale o provinciale. Qualcuno si chiederà perché una regione ha bisogno di eh, redigere, di approvare un programma statistico regionale quando c'è il programma statistico nazionale. Eh, la questione è che almeno in una prima fase... E essendo stati costituiti dei sistemi statistici regionali, eh, alcune attività non, non hanno interesse generale per il livello eh, nazionale, ma ce l'hanno per, per, per quella regione, per quel, per quel territorio. Eh, per effetto di questa cosa, ad esempio, la mia regione, che ha un programma statistico regionale ormai molto consolidato, ha eh, ah, al all'interno di questo documento 5, 6, 10 attività, forse di più. Insomma, sto, sono 5, 6 quelle che hanno un valo, una valenza eh, particolare dal punto di vista della gestione della privacy. Che non sono all'interno del programma statistico nazionale. Ovviamente, quando approviamo il programma statistico regionale, lo mandiamo al Garante, il quale esamina quelle che sono eh, le rilevazioni che non sono comprese nel programma statistico nazionale per la parte, ovviamente, che riguarda i dati di tipo sensibile. Devo dire in tempi anche abbastanza compatibili con la nostra programmazione, quindi, qui devo ringraziare il, il Garante per la sua. Eh, Sollecitudine nel fare questa operazione. Ora si diceva che molte regioni, 15 in teoria, hanno il programma statistico regionale, poi, però, quando andiamo a vedere chi materialmente o quante sono le regioni che materialmente eh, utilizzano questo strumento, scopriamo che sono solo 7, che sono comunque un numero sufficiente, ma molto inferiore eh, rispetto a quello che prevedono le normative regionali. Inoltre. E qui stiamo lavorando, come vi spiegherò poi. Questi programmi statistici regionali sono molto disomogenei tra di loro. Alcuni sono riferiti al territorio, alcuni sono riferiti solo all'ente regionale, alcuni sono diversi per cicli di programmazione. Ad esempio, la mia regione ha unificato la sua, la sua programmazione a quella dell'ISTA, per cui, bene o male, però non so se tutte le regioni l'abbiano fatto, anzi, non credo che sia accaduto. Eh, ho spento qualcosa. Eh. eh. Ok, eh, ciononostante, allora, a prescindere dalla, dalla questione dei programmi statistici regionali, comunque, sono circa 180 i lavori che, che vedono la regione come o soggetto eh, proponente, insomma, titolare o come organo intermedio, come compartecipante, i lavori sono circa 180 che sono suddivisi per, queste, per questa classificazione, per questa categoria. Ovviamente le attività delle regioni sono più concentrate sugli aspetti che sono istituzionalmente vicini alle competenze regionali, quindi questo ce lo potevamo eh, aspettare. Una delle attività che in qualche modo noi stiamo facendo come CISIS è quello di cercare di fare in modo: intanto di unificare le cose, ma adesso lo spiegherò meglio. Ma cercare di fare in modo che quelle attività che sono tipicamente regionali e che sono solo di una regione o di poche regioni, quando cominciano a diventare multiregionali, entrino nel PSN. Per cui c'è un tentativo comunque di fare entrare molte attività all'interno del PSN, quindi nella stessa logica che diceva ehm, l'Omoro prima. E. Ehm, Attenzione però, adesso veniamo al problema vero, che di questi 180 lavori su cui noi abbiamo fatto un'analisi ulteriore, le cose non vanno poi così bene dal punto di vista né formale né sostanziale. Allora, e qui veniamo un po' al, insomma, alla questione operativa che del progetto che stiamo mettendo in piedi. Allora, voi sapete che il decreto legislativo 322, emendato poi da, insomma, da vari decreti, prevede che il PSN faccia anche il raccordo sui programmi statistici regionali. Okay? E, um, questo obiettivo ovviamente è quello di cercare di avere il massimo raccordo no, tra quelli che sono i fabbisogni no, informativi del livello locale e quelli nazionali. Uno degli obiettivi, credo, che debba avere il programma statistico regionale nazionale sarà quello di raccogliere i dati in modo tale che siano utilizzabili una volta sola, in modo che siano utilizzabili per tutti i livelli di governo, perché altrimenti faremo delle ripetizioni inutili di, di attività. Quindi dal punto di vista dell'economia non andrebbe bene. E questa è una delle prime attività. Per cui c'è, a mio parere, a livello locale e regionale. Ci sono grosse conoscenze che devono entrare in qualche modo nella formazione del PSN perché lì eh, vengono espressi in qualche modo i fabbisogni informativi. Molti dei fabbisogni informativi, non tutti, ovviamente. Quindi ci vuole un occhio particolare per questa attività. Inoltre, nell'accordo. E qui veniamo insomma, alla ciccia, veniamo al discorso alla sostanza. Eh, nel programma triennale che abbiamo previsto in accordo quadro Vista d'regioni Regioni eh, abbiamo avviato un, un, un progetto specifico che riguarda appunto la relazione tra i, i PSR, i programmi statistici regionali e quello nazionale. Eh, in questa attività cosa, eh, qual è il risultato che noi vogliamo ottenere? Vorremmo ottenere il fatto che si riesca a raggiungere. Eh, la situazione in cui tutte le regioni e province autonome eh, sono raccordate dal PSN, okay? quindi tutte le attività previste dalle regioni, tutti i PSR, in qualche modo siano coordinati con il programma statistico eh, nazionale. Eh, si sviluppa su due eh, linee, una è di tipo formale, cioè quindi il raccordo documentale, e l'altra invece eh, riguarda l'aspetto sostanziale, cioè questi flussi che riguardano le regioni sono tutti coerenti? All'interno ci sono delle ripetizioni? Ci sono dei soggetti che magari dovrebbero entrare e non entrano nella rilevazione? Bene, per quanto riguarda il primo punto, il primo del raccordo formale, direi che non abbiamo grandi problemi perché. Tutto sommato eh, un, un risultato ce l'abbiamo già, abbiamo uno schema di piano regionale, eh, di sta, piano statistico regionale che insomma, trova più o meno d'accordo tutte le ragioni sulla possibilità di essere eh, insomma, messo in piedi. Eh, lo stiamo popolando con le attività del PSN. Ovviamente il progetto non è concluso perché, ovviamente, dovremmo diffondere e fare in modo che tutte le regioni no, acquisiscano questo come uno degli strumenti che possono utilizzare per la loro pianificazione. Poi, non sto eh, perché sicuramente lo sapete anche voi: il fatto di avere comunque un documento approvato dalla giunta regionale consente anche agli uffici di statistica, che vi ricordo sono l'unico interlocutore del sistema statistico nazionale per le regioni, di lavorare molto meglio perché sulla base di questa programmazione che tiene conto sia del livello regionale che quello di del livello nazionale la Giunta capisce e quindi ci dà la forza per poter realizzare una cosa che spesso sono molto complesse, quindi che non sarebbero neanche no, nella capacità diciamo così, della regione, ma in questo non si trovano le risorse anche per fare cose che altrimenti sarebbero molto difficili da realizzare. Adesso però veniamo al dato, eh, diciamo così, al punto, alla <ride> criticità forte, eh, citando anche, eh, riprendendo anche quello che diceva Silvia prima. Perché noi stiamo facendo un, un controllo in qualche modo: sono due in realtà i controlli, uno è proprio quello della sovrapposizione dei flussi soggetti a tutto il resto e, e l'altro invece è. Scoprendo che ci sono eh, attività di partecipazione delle regioni che non risulta formalmente evidenziata nel PSN, ma quello più grave è, eh, riguarda la, eh, la presenza dell'ufficio di statistica all'interno dei processi previsti nel PSN. cioè Il PSN, che dire, è la massima espressione di programmazione e di pianificazione del Sistan, eh, non rispetta le, le, leggi, le norme del Sistan e questa è la cosa veramente <ride> più grave sulla quale noi dobbiamo cercare di dare il. Eh, input sia ai circoli di qualità, sia alla, insomma, alla conferenza ISTA delle regioni, insomma, quindi al, al gruppo paritetico, al gruppo, al gruppo statistico, perché so, è, è questa è una necessità che va assolutamente superata. Non è una questione formale, attenzione, il fatto che sì, una, un ministero si rivolga non all'ufficio statistica per a, a raccogliere eh, dati che riguardano il, il sistema statistico nazionale, ma si rivolga a un assessorato. Non è solo un problema formale, il problema è che l'ufficio di statistica non solo ha le competenze per fare questa cosa, ma li valida anche, cioè è l'unico soggetto in ambito system che può validarla questa informazione, quindi magari l'informazione si forma in un altro assessorato, si forma presso un altro soggetto, ma è è l'ufficio di statistica che rende quel dato lì cioè formalmente corretto, e quindi ripeto, non solo formalmente corretto, ma corretto anche dal punto di vista del rispetto di tutte quelle che sono le, le, le norme, che in qualche modo, il rispetto delle regole di formazione del dato, il rispetto del, dell'uso delle, delle, delle classificazioni, eccetera, eccetera. Insomma, no? E l'ufficio di statistica è in grado di valutare se il dato è buono o meno, fra virgolette, dicendolo un po' alla, alla, alla brutta. Eh, arrivo, visto che non, non voglio parlare delle altre regioni, parlo della mia a questo punto, quindi tolgo il cappello cisi se parlo della mia regione. Eh, vi ricordo che la regione di Emilia Romagna è forse la regione che ha cominciato per prima no, a fare il programma statistico regionale. Ha una, ho due minuti, ah, ma ho finito. Ehm, ha una competenza ormai consolidata, un ufficio di statistica che è potentissimo, e ciò nonostante, copre solo nel 63% dei casi l'ufficio di statistica è coinvolto nella produzione statistica dell'ente. Okay? Cioè quando facciamo il confronto tra quello che è previsto nel programma statistico nazionale e quello che prevede il programma statistico regionale, quindi la programmazione dell'ufficio di statistica, si scopre che solo nel 63% dei casi. Avviene questa sovrapposizione, quindi significa che in, in, nel residuale, che è il 37%, ci sono attività del programma statistico regionale che non vedono coinvolto l'ufficio di statistica. Vengono raccolte date, informazioni, magari sistemi informativi vengono costituiti no? in cui l'ufficio di statistica non viene coinvolto. La cosa è ancora più gra grave: insomma, cioè, adesso qui stiamo parlando poi di, di questioni che eh, sono solo situazioni inform con, considerazioni informative che devono essere messe all'attenzione de, dei tavoli, in modo in modo tale da superare queste criticità, perché queste sono criticità vere, non stiamo parlando di niente di grave, non muore nessuno, però è importante a mio parere che queste cose vengano dette. Allora, la cosa è ancora più strana quando andiamo a ragionare su quelli che sono i titolari no, di, di quelle rilevazioni per le quali abbiamo il coinvolgimento meno dell'ufficio del, dell di statistica. Per cui si scopre che, non so, solo per l'agricoltura, che è una competenza regionale, solo il 50% di queste attività sono seguite dall'Ufficio di Statistica. E credetemi, l'Ufficio di Statistica della Regione promuove la sua attività nel modo più, più spinto. Quindi, evidentemente, è abitudine che sia così, non so come dire. È consolidata questa cosa qui e questa, secondo me, va superata. Prendo una riflessione su questi aspetti che, ripeto, non sono solo formali. Benissimo, io chiudo perché ho, visto che ho rubato fin troppo tempo. Niente, queste sono le conclusioni, ma sono evidentemente le cose che ho già detto. Mi premeva dire un'ultima cosa che adesso io l'ho persa, quindi non la dico, finisco qui, vi ringrazio e mi scuso ovviamente per non poter rimanere dopo. Grazie. No scusami. Eh, sì, proseguiamo. Io vorrei dire due cose a Stefano prima che va via. Eh, oggi pomeriggio c'è una sessione che coordino ancora io, quindi se non mi volete più vedere non venite, eh, dedicata alle esigenze informative dei vari livelli di governo in cui io immagino che troveremo una risposta alla domanda se le esigenze delle regioni sono diverse da quelle del comune o da quelle del, 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 dello Stato. Io penso che non saranno molto diverse, però la, le vogliamo mettere insieme proprio per confrontare. Sarà un direttore generale di un comune, un direttore generale di una provincia, un direttore generale di una regione, non direttore generale, ma insomma altri dirigenti e, e, e cercheremo di studiare proprio questo aspetto. Eh, L'altra cosa che volevo dire, scusa Stefano, è che eh, noi abbiamo fatto, tu sai benissimo, in Comstat un, eh, un, un atto di indirizzo in cui si ribadisce che l'ufficio di statistica delle regioni è il soggetto interlocutore del, dell'Istat e l'Istat, tra l'altro anche, anche l'Istata stessa non rispetta questa regola, insomma, o la rispetta un po' più degli altri, se vogliamo, ma poi non la rispetta altri, esatto. un po' più degli altri. Allora, questa è una, la sfida enorme, ha fatto bene lui a ricordarcelo perché è la sfida veramente su cui noi dobbiamo lavorare eh, in futuro, anche perché poi facciamo marginalizzazione, però poi ci muoviamo su processi che non sono gli stessi e, e, e non va bene. Scusate, eh, grazie Stefano. Eh, do la parola al consigliere Loiero, presidente della Cogis, che ringrazio anticipatamente per aver voluto partecipare alla nostra riunione. No, grazie a voi dell'invito che è sempre utile. Poi la, questa occasione, la conferenza annuale è sempre un momento di grandissima importanza per condividere tante... Tante idee e tante esperienze. Ovviamente io intervengo per la COGIS, ma eh, quello che la Cogis, il contributo che la COGIS dà eh, in questo processo ovviamente sta nei pareri resi annualmente, al di là di quelle che sono le, le singole opinioni de, de, dei componenti de, de, della Commissione, che ovviamente rappresenta anche eh, istanze diverse. Sono già immersi tantissimi spunti, se, se parlassi per ultimo dovrei dire che... Insomma, corre il rischio di ripetere cose già dette, che sono già state dette, per fortuna non parlo per ultimo. Ma corre il rischio di, di dire cose già dette, che sono già state. Sono cose che ci diciamo, ci diciamo troppo spesso anche tutti gli anni, in, in queste occasioni, piuttosto che nei, nei vari pareri espressi, nelle posizioni rese. Ehm, si parla di futuro, quindi. Eh, programma statistico nazionale del futuro, anche se la COGIS si esprime sui, sul programma e sui suoi aggiornamenti annuali, ha sempre cercato diciamo, non voglio dire, di forzare. Il proprio ambito, il proprio mandato, ma ha cercato sempre, per quanto possibile, nell'ambito del mandato di significare gli aspetti che vanno un po' oltre semplicemente la qualità della dell'informazione eh, statistica, che pure non ha un ambito limitato, ma è di per sé vasto, con riferimento al codice europeo, al codice nazionale, ma anche insomma, a segnalare, sottolineare eh, alcuni ambiti di intervento eh, di evoluzione, ferma in i limiti che Silvia Losco ha anche efficacemente riassunto è chiaro che eh, parlare di futuro parlare di programmazione significa appunto come è già stato detto guardare al PSN una logica progettuale, eh, una logica di programmazione, a volte quando per usare appunto un artificio retorico arrivano nell'altra mia giacchetta, quella di, di funzionario parlamentare arrivano i nuovi parlamentari che fanno parte della commissione bilancio noi gli ricordiamo così un nostro vezzo tra i tanti, che la, la denominazione della commissione bilancio è programmazione economica, virgola bilancio, il bilancio dovrebbe essere l'ultimo momento, il primo momento dovrebbe essere la programmazione, dovrebbe essere. Per fortuna qui, oh, oh, forse anche questo è un limite, non c'è un, un interlocutore politico, per cui diciamo, si, ancorché non parliamo off the records, però eh, parliamo anche qui rispetto al, al convitato di pietra che veniva... Mh, Segnalato prima, parliamo anche con un altro convitato di Pietra non, non presente, le, le, le sollecitazioni di Silvia Loscolo rendono ancora più evidente la mancanza dell'interlocutore politico. L, nel, eh, ne, eh, 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 fermo restando che dovrebbe anche si individuare, anche meglio nell'attuale configurazione dell'assetto dei poteri tra Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, chi, chi fa cosa e chi ha la responsabilità di, di fare cosa. Uh, anche semplicemente rispetto alla, alla particolare complessità del, del percorso, però obiettivamente semplicemente soluzioni di parallelizzazione lavorare in parallelo piuttosto che, che in sequenza insomma, sono facilmente immagin immaginabili però serve un intervento normativo che non è, non è a noi sta solo eventualmente consigliare ritornando uh, all'inizio programma statistico nazionale del futuro chiunque conosca un di, di, eh, abbia un minimo di riduzione sulle Scienza della programmazione, sa che il ciclo normale della programmazione in tutte le branche dell'economia in cui rileva è programmazione, organizzazione, conduzione della gestione, analisi degli scostamenti e intervento successivo. Proprio con, insomma, in questa modellizzazione teorica, i pareri della COGIS, insomma, vi rimando a quei pareri, spesso e volentieri abbiamo se segnalato queste criticità. Abbiamo anche noi inteso sottolineare il fatto che appunto il, il psn dovrebbe essere dovrebbe rafforzare il suo momento di atto di programmazione cioè, uscendo dalla logica formalistica però è chiaro che se diventa nella misura in cui deve diventare un atto di programmazione strategica chiaramente deve individuare degli obiettivi questi obiettivi li deve verificare deve verificare lo scostamento tra obiettivi e risultati per a, a impostare un nuovo ciclo di programmazione uh, se si deve entrare maggiormente in questa ottica, diciamo così, per così dire, per economicistica, è chiaro che allora è una logica SWOT, no? Eh, rischi e così via. Eh, si dovrebbe partire allora dall'individuazione de, de, del cliente, eh, de, del cliente in senso vasto, inteso, quindi individuare i bisogni eh, della comunità statistica, dove comunità più ampia degli utenti, non, non limitata alla comunità acquista, circoli di qualità, è il referente politico e anche il referente scientifico, individuo due in estrema sintesi: il referente politico-istituzionale, quindi nella sua articolazione governo e parlamento. Eh, governo, l'esperienza di. Di, di condivisione delle istanze di qualità nell'ambito de, della CUIS sono già noti. Sicuramente abbiamo evidenziato la necessità di un maggiore coordinamento delle istanze che vengono dai diversi rappresentanti eh, dei Dicastei in ambito QIS, sicuramente un, un maggiore coordinamento delle diverse istanze, perché ovviamente i diversi Dicastei ragionano con logiche molto diverse. Una cosa è il, la, quello che ci viene rappresentato dal referente statistico del MEF. Tutt'altro è quello che ci viene rappresentato dal referente statistico, tanto per dire dal Ministero della Giustizia. No? Eh, L'altro interlocutore è il Parlamento, lì obiettivamente, forse uno sforzo di, anche di valorizzazione de, del ruolo dell'Istituto si potrebbe anche immaginare una, un momento di riflessione, anche iniziale, come all'inizio, quando si, in, i, si insede un nuovo governo, il primo adempimento de, del Ministro è quello di illustrare le linee programmatiche del Ministro. Un momento iniziale in cui all'inizio di legislatura, piuttosto che all'insediamento di un nuovo governo, il Presidente dell'Istat possa illustrare al Parlamento o anche alla Commissione di merito le linee strategiche al di là del momento relativo all'insediamento, alla nomina, che è anche un tema di, di, di grande attualità nelle prossime settimane, forse potrebbe essere il momento in cui tutti gli interlocutori provano anche che davanti al, al, al Parlamento a, a rappresentare in estrema sintesi l'istanza. Questo per la parte governo-parlamento. Poi c'è la parte ovviamente della comunità scientifica. Nei, nei pareri della COGIS, ma non, non, non è eh, un mistero, eh, insomma, non è, anche per la provenienza accademica di molti dei suoi componenti, il tema relativo alla diffusione dei microdati, all'utilizzo dei microdati è sempre stato sottolineato senza entrare nei, nei dettagli, già conosciamo, però ovviamente l'istanza, nella sua rappresentazione più, più, più semplice, la, che viene rappresentata, è quella di poter avere una disponibilità, eh, l'utilizzo dei microdati, eh, ovviamente anonimizzati, eh, direttamente sul proprio PC di casa, con tutte le avvertenze del caso, senza nulla togliere ovviamente le, le, le normali, evidenti, le necessarie necessitate per legge e eh, esigenze relative alla privacy e così via, che, che è appunto l'altro grande tema rispetto alla, alla, mh, eh, ai, ai temi degli utenti. Ma anche prima, ehm, parlando con, con Simbialosco, emergeva questa esigenza di contemperare quanto più possibile l'esigenza della privacy, del GDPR con le esigenze però dell'utente. chiaro che un dato... Eh, non voglio discadere nella banalità, se non può essere quasi completamente utilizzato è un dato che diventa inutile, non si tramuterà mai in una eh, informazione. E qui l'opinione, più volte espressa dalla Commissione, è che obiettivamente l'evoluzione tecnologica, eh, anche recente, ma anche le raccomandazioni dell'ESGAB stessa, tra le raccomandazioni ESGAB che a volte passano in secondo piano, viene proprio una, la raccomandazione 2017 che adesso non per essere pedante eh, ve, lo, ve la leggo, la numero 3 dice, la trasposizione del Regolamento europeo per la dei dati nella legislazione nazionale dovrebbe tener conto delle esigenze specifiche del lavoro statistico e non dovrebbe impedire agli INSE e alle altre autorità nazionali di accedere ai dati amministrativi per scopi statistici a livello di dettaglio, livello di dettaglio richiesto. Poi si può tenere quello che si vuole de, del valore delle raccomandazioni ESGAB, però... Uh, è, è un dato e ripeto, almeno l'opinione nostra è che appunto la rivoluzione tecnologica consente di fare meraviglie. Le, non, non riuscire appunto a correre rischi di utilizzo improprio di dati per quanto anonimizzati eh, per l'utilizzo da parte della comunità scientifica, eh, ci sembra insomma un rischio ridotto. Per quanto attiene invece ai rapporti con appunto, i produttori statistici, eh, di statistica a livello territoriale anche qui noi abbiamo già rilevato il parere come si accennava prima, espresso la conferenza unificata, il parere del 21 giugno appunto ribadisce anche noi abbiamo più volte sottolineato l'importanza, l'effettivo riconoscimento si dice, dell'ufficio di statistica quale interlocutore unico degli altri enti SISTAN nella programmazione e attuazione del PSN qui c'è un virgolettato che vi, vi, vi riprendo, considerato ha detto appunto il, la conferenza eh, il presupposto necessario per favorire la standardizzazione, il riutilizzo e l'interazione delle fonti informatiche esistenti. E anche qui nei pareri eh, Cogis noi abbiamo sottolineato l'esigenza, rispetto a quello che già indicava Silvia Losco, Total Quality, orientamento alla qualità, la necessità di ehm, sollecitare l'Istat ulteriormente, oltre quanto già sta facendo. A sviluppare linee guida di standardizzazione minima per eh, i produttori di statistica, soprattutto a livello territoriale. Eh, per quanto attiene invece al PSN, all'ultimo appunto aggiornamento vero e proprio, fermo, eh, stando ovviamente eh, i costi eh, e le risorse che sono, che sono limitate eh, nel rimandarvi al parere stesso, in estrema sintesi vi, vi eh, abbiamo ribadito eh, la necessità di renderlo un esercizio. Eh, meno formale e più strategico e abbiamo accolto positivamente, con soddisfazione il fatto che sono state accolte gran parte delle osservazioni della Commissione degli anni precedenti, abbiamo sollecitato appunto ad accorpare e ridurre i lavori, rendere conto dei lavori conclusi e non riproposti, anche di quelli annullati, perché è una logica appunto di evoluzione. Eh, della domanda e anche delle motivazioni dell'annullamento dell dei dati lavori, rendere conto dello sviluppo degli studi progettuali, il capitolo 2.1 per chi ha eh, tempo o volontà di, di leggere, e rendere conto del contributo eh, al PSN delle regioni, il capitolo 2.2. Ci sono molti altri spunti, soprattutto l'intervento di Silvia Losco che mh, mi, mi, mi solleciterebbe dire molte altre cose, però nel dibattito successivo poi la. Il vantaggio di essere fisicamente presente, ancorché sia possibile farlo anche in streaming, consente appunto l'interlocuzione diretta, per cui darei più spazio soprattutto a chi dovrà, vorrà fare domande. Grazie. Io mi scuso per questo ruolo, ma insomma tanto verremo alla cogge se faremo una chiacchierata più aperta su queste tematiche. Gaetano Palombelli del Comstat e anche a lui chiedo di stare nei dieci minuti perché sì. altrimenti non... Eh, innanzitutto grazie per questa occasione, è un'occasione per, come diceva Romoro all'inizio, per uh, tirare un po' le fila di quello che abbiamo fatto in questo triennio e per uh, cominciare a capire quello che si farà sul prossimo PSN 2020-2022. E la statistica è nata come scienza, è nata in un stretto rapporto con lo Stato, eh, quando lo Stato aveva anche un monopolio eh, sulla possibilità di, 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 di dare i numeri poi al Paese in qualche modo. E, e, e ovviamente il nostro ordinamento si è evoluto, abbiamo un, un sistema di governance multilivello, eh, da livello europeo a livello nazionale, articolato con le regioni, gli enti locali e quindi la statistica oggi si deve misurare con la necessità di dare risposta alle esigenze di diversi livelli di governo, l'ISTAT risponde all'Eurostat per quanto riguarda l'Europa e il sistema statistico nazionale si è evoluto proprio per dare risposta eh, alla domanda di informazione anche dei livelli eh, territoriali. E, non c'è più il monopolio dell'informazione statistica perché noi siamo sommersi da un insieme di dati che sono prodotti in molte maniere da più soggetti in forma molto rapida, molto spesso superando anche la capacità di produzione dei soggetti pubblici. E quindi l'ISTAT. Il sistema statistico nazionale in questo contesto deve essere capace di rispondere non solo a, allo Stato, deve essere capace di rispondere a diversi soggetti istituzionali che, che per Costituzione svolgono funzioni pubbliche e deve essere eh, in grado di fornire una bussola in grado di capire, di, 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 di avere, diciamo, eh, dice il titolo della conferenza, di passare dall'incertezza dall alla decisione, cioè di, di capire come ricostruire la consapevolezza sull'incertezza e da questa eh, fare in modo che ogni soggetto possa decidere. Nell'ultimo triennio noi abbiamo cercato di mettere ordine nel programma statistico nazionale, che, che però ha una logica autorizzativa, però abbiamo fatto uno sforzo per eliminare sovrapposizioni, per far confluire indagini all'interno di sistemi informativi, per andare diciamo da... A, a ricostruire le informazioni a partire dagli archivi, dai registri e, e se vedete i pareri che noi abbiamo dato eh, nell'ultimo triennio si, si è andata in questa direzione, si è fatto un passo avanti rispetto diciamo, al passato in questa direzione. Però ovviamente passando nel, nella logica eh, 2020-2022 eh, c'è bisogno di cambiare prospettiva. Cioè, bisogna cambiare prospettiva sapendo che si passa da una logica di, di autorizzazione a una logica vera e propria di programma e di prodotto che serva a tutto il Paese. E allora qui c'è uno sforzo che deve fare l'Istat, c'è uno sforzo che dobbiamo fare noi come soggetti territoriali. Perché, fino adesso, nel programma statistico nazionale, fa, passatemi il termine i territori, i soggetti rappresentativi dei territori o le istituzioni territoriali hanno un po' una logica di aggiungere un posto a tavola, no? c'è l'infrastruttura del programma statistico nazionale e poi si fanno alcune cose che si aggiungono eh, nel programma statistico nazionale. Diceva Michelini, guardate che a noi ormai la domanda è una domanda che è stratificata e che si intreccia, cioè i bisogni informativi sono i bisogni unitari e poi i soggetti hanno bisogno di, eh, di quelle informazioni che possono essere unitarie, ma hanno bisogno di quelle informazioni con dettagli eh, territoriali differenziati, perché ogni soggetto poi governa una comunità territoriale eh, specifica. E quindi c'è bisogno di fare uno sforzo noi come soggetti rappresentativi dei, dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle regioni. Per portare nel programma statistico nazionale una domanda più matura, più coordinata insieme all'ISAT, che diventi programma statistico nazionale il prodotto che serve al territorio, anche, anche i territori, c'è bisogno. Secondo punto, di fare in modo che eh, la statistica dia certezza dell'informazione, sia la bussola per permetterci eh, di navigare nel mare magnum dell'informazione. E in, nel far questo la statistica è il presidio anche della sicurezza dell'informazione, perché a me fa molto a più paura il fatto che ci sono informazioni di dettaglio che girano su applicazioni, apparati non controllabili. Se, faccio un esempio, i numeri civici oggi sono disponibili in applicazioni tranquillamente che ci permettono di conoscere dalla mia applicazione quello che voglio su un su un singolo dettaglio di una singola attività economica, si, si arriva cioè, molto a partire dal cellulare, eh, certe volte a capire eh, le persone che allora io invece vorrei che la statistica presidiasse questi aspetti e, e ci dia a tutti certezza della, eh, di questo dato, perché dando certezza di questo dato consente a tutti gli operatori pubblici e privati di ricostruire le informazioni specifiche che servono per, per L'esigenza del Paese per, le, per la programmazione della pubblica amministrazione. Quindi la statistica deve operare nel magnum dei dati e fare in modo di dare la bussola, della certezza, dare, fare statistica ufficiale. E qui c'è un'opera di grande semplificazione anche che deve essere nel sistema statistico, eh, nel, nel programma statistico nazionale, cioè utilizzare l'occasione 2020-2022 per fare un lavoro di semplificazione dell'indagine, non ragionare come. Indagini che si sovrappongono, fare in modo che convergano eh, sui registri, sulle eh, 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 infrastrutture complesse, per fare in modo che però queste infra infrastrutture siano certificate. Ultima cosa, abbiamo detto dell'importanza degli archivi amministrativi, eh, sempre di più eh, la, la, le statistiche evolgono, anche l'Europa ci dice di, di andare in questa direzione credo che lo sforzo che dobbiamo fare come Comstat è intercettare l'archivio amministrativo non una valle come succede adesso no? cioè noi c'è un archivio amministrativo e cerchiamo di capire quello che è utilizzabile di quell'archivio amministrativo a fini statici ma non è questo il compito che, che la legge dà all'Istat che dovrebbe svolgere l'Istat e dovrebbe svolgere il Comstat noi dobbiamo stare a monte della progettazione degli archivi e Credo che eh, da un lato l'Istat e da un lato anche la, la, il garante dovrebbero aver, dovrebbe avere un ruolo in tutte quelle unità di semplificazione della modulistica amministrativa che, che governano poi l'evoluzione dell'attività dell amministrativa di tutto il Paese. Fare in modo che all'inizio, quando si sta progettando la semplificazione amministrativa, l'Istat e, 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 e tutti gli altri soggetti competenti possano dire la loro per capire. Quali sono le informazioni che dentro quel modulo hanno finalità amministrative e devono seguire alcune strade? E quali informazioni, quali dati hanno finalità statistiche e possono essere utilizzati per popolare il programma statistico nazionale? Nella logica del prodotto e non nella logica de, dell'autorizzazione, no? e, e qui passiamo nella logica de, del prodotto vero e proprio. Fare questo sforzo consente anche di semplificare il programma statistico nazionale perché se intercettiamo a monte e non a valle. Eh, la, la produzione dell'archivio dell amministrativo, noi a quel punto potremmo pure evitare che si ripetano indagini, che si sovrappongano indagini eh, regionali e nazionali, che cerchiamo di mettere lì tutta la nostra attenzione per ricavare eh, da quell'archivio tutte eh, eh, le risposte ai bisogni informativi che hanno i diversi soggetti pubblici che operano nel nostro paese. Quindi il compito del Comstat, come... Capite, diciamo, sarà un compito complesso, non vero, però eh, le indicazioni che sono state date diciamo, dalla, dalle relazioni iniziali diciamo, vanno in questa direzione e c'è bisogno di uno sforzo di tutti per, per accompagnare questo processo. Grazie, Gaetano. Eh, questo discorso degli archivi eh, esce. In continuazione, eh, l'altro giorno il Presidente mi ha chiesto di rispondere a una, una richiesta proprio su questo tema e io ho scritto che il discorso della modulistica degli archivi è un problema di compromesso, perché c'è un'esigenza, un interesse, se faccio un nuovo modulo c'è un interesse concreto, sostanziale, rispetto a quello l'interesse statistico spesso eh, decade. Cioè meno rilevante. Noi dobbiamo tentare di combattere ogni volta per cui il cambio di un modulo sia una compenetrazione di due interessi, come direbbero i giuristi, come si dice una eh, con contemperazione. contemperazione non compenetrazione. Ci hanno regalato una bussola ai relatori, voi non lo sapete, i relatori hanno regalato una bussola, una bussoletta così credo che sia fondamentale in questa, in questa conferenza. E, io avevo promesso di aprire brevemente il dibattito in questo momento, se ci sono alcuni interventi, eh, e se no vi propongo anche, al di là del. siccome è vero che la conferenza è piena, ma ci sono molti spazi e momenti per interloquire. I relatori che vedete potete anche incontrarli separatamente. I tavoli sono aperti tutto il giorno, a parte l'ora centrale che è dedicata a, ai caffè, quindi eventualmente altre cose possono essere riportate lì, lì dentro, incontrate Silvia, incontrate Gaetano, incontrate altri soggetti che hanno eh, interlocuito. Ci sono questioni, domande intanto? Il partito è intenso. Volete chiudere? Eh? Avete fame? Eh, questo è un tema. Ok, d'accordo, ripeto, la... ripeto la domanda così facciamo prima. Eh, chiede sostanzialmente Gavronski se nel PSN riproponiamo in qualche modo i lavori su cui il garante ha risposto delle riserve. Eh, allora lì ci sono due passaggi, io chiedo se è corretto. Il primo è che il, su alcune cose il garante ci chiede dovete fare la valutazione d'impatto. Quindi non è che ci dice toglietelo, fate la valutazione di impatto e poi valutiamo. Quindi questa è l'operazione che stiamo facendo per gran parte delle cose, si, siccome siamo in un nuovo ambito quindi c'è da fare la valutazione di impatto. Su altre, sono una decina di, di lavoro, su una decina di linee di lavoro, stiamo valutando con i nostri collaboratori quelle che l'hanno proposte, se aderire alla richiesta del garante semplicemente cioè di chi di chiede alcune specificazioni oppure fare una sorta di contraddeduzione specificando meglio le informazioni però sostanzialmente sono queste due cose quindi non si tratta di non aderire si aderisce senz'altro ma nei modi che diciamo, sono questi i modi non è dire la tolgo perché l'ha detto il Garate verifichiamo un attimo che cosa succede giusto? è corretto? quindi <ride> essenzialmente questa volta c'è un discorso di valutazione d'impatto prego Signor, dove andate? Ah. Sì, vabbè, volevo ringraziare per diciamo, l'attenzione rivolta la disciplina sulla protezione dei dati personali, diciamo, il Garante in questa fase è tirato eh, a partecipare a diversi incontri di approfondimento perché l'entrata in vigore del regolamento appunto ci pone davanti eh, tante sfide che riguardano anche l'uso della nuova tecnologia e che soprattutto sono volte a consentire il trattamento dei dati personali, non a limitare il trattamento, a consentire il trattamento dei dati personali se non ci sarebbe una regolamentazione però eh, con un approccio appunto basato sul rischio. Quindi la maggior parte delle valutazioni che noi eh, sollecitiamo rispetto ai, ai lavori contenuti nel PSN sono appunto questi di, abbiamo già chiesto di proiettarli nella dimensione del GDPR eh, per alcuni delle, diciamo, quelli che sono più complessi. E poi devo dire che sicuramente eh, l'ufficio condivide molto questa esigenza di una semplificazione della presentazione proprio del, del programma statistico nazionale, perché tutte le istruttorie che vengono, la dottoressa Tias lo sa bene, che vengono eh, condotte e poi vengono presentate all'autorità che ovviamente in questo momento ha bisogno di un numero maggiore di elementi di valutazione, ivi compresi quelli sul, eh, diciamo, sull'approccio basato sul rischio, tenuto certo, conto della, certo. della mole, i dati che vengono trattati, quindi la maggior parte delle riflessioni attengono sempre al comodo della realizzazione dei programmi di, dei lavori statistici eh, difficilmente Ehm, si mette in discussione l'AN. Ehm, questa diciamo una, più che altro può essere una riflessione che attiene anche a dei risvolti etici di alcuni tipi di eh, lavori statistici che noi siamo no, ben contenti di analizzare eh, insieme con, eh, con l'Istat. Sicuramente noi siamo un'autorità di controllo e quindi non possiamo eh, collaborare a tutta la fase progettuale perché sennò perderemmo questo ruolo di terzietà eh, che c'è proprio. Eh, però in questa fase soprattutto di, di start-up per noi eh, in, iniziare a comprendere eh, diciamo, le, la, la strada della statistica, una nuova strada della statistica, eh, anche prima. Nell'ottica certo. del, del, del nuovo triennio è meglio perché se no appunto, si arriva con i tempi dei 45 giorni previsti per legge per l'elaborazione del parere rispetto ad un lavoro che noi possiamo, alle volte riusciamo a comprendere mh, lentamente nel tempo. Cioè noi arrivati al terzo anno vediamo in che abbiamo potuto capire in che direzione si stava muovendo la statistica con l'uso dei registri e incominciare a farci le dovute riflessioni eh, in termini di protezione dei dati personali, ma non abbiamo vissuto il ragionamento a borigere. Questo può essere vissuto come eh, diciamo una, un approccio ostativo, ma in realtà non lo è, è un approccio di, ovviamente di comprensione. Poi, come eh, diceva... Ehm forse proprio il dottor Lomoro, ovviamente c'è un bisogno di un contemperamento dei diritti, è lo stesso, reg è lo stesso regolamento che eh, pone un'apertura massima nei confronti della ricerca statistica e della ricerca scientifica, certo, certo. Eh, quindi diciamo che secondo me possiamo tranquillamente muoverci eh, nel, nell'ambito del regolamento, però appunto nell'ambito del regolamento, quindi capire quali sono questi eh, paletti che bisogna porre, ragionare su questo comodo. Più esatto. che altro. Grazie tante, sono molto contento di questo intervento. E noi non so se lo sa ma abbiamo previsto, diciamo, abbiamo chiesto al presidente dell'autorità dell un incontro seminariale su questo, su questo ragionamento insieme. Nei prossimi giorni chiederemo se è possibile tra Istat e autorità di fare un incontro seminario aperto. Devo dire che avevo aperto un, un ulteriore spazio in questa conferenza, però me l'hanno bocciato che si chiamava eh, Camera Arbitrale. Eh, L'idea era quella di incontrare i soggetti con cui <ride> c'era questa difficoltà di colloquio. Insomma. Eh, non l'abbiamo fatto, ma invece, perché sono, e comunque sono contento che invece questo colloquio sia aperto e che lo proseguiremo in un incontro anche seminariale prossimamente. Eh, grazie anche a Garonski per la domanda. Eh, gli ultimi due interventi, eh, to tocchiamo un attimo come com era il PSN finora per brevissimi punti e poi qualche indicazione ancora sulla privacy. Ilaria Diaco e Riccardo Carbini è l'altro autore di questo intervento. Grazie, buongiorno. Io vorrei eh, sarò molto breve anche perché l'intervento successivo di Monica Tias tratterà proprio il trattamento dei dati personali, quindi riagganciandomi anche all'interesse che è emerso adesso in questo inizio di dibattito, vorrei lasciare più spazio a lei. Io vorrei brevemente presentare uno dei punti di forza a cui ha accennato Silvia Losco nel suo eh, intervento di apertura, cioè l'utilizzo delle fonti statistiche e amministrative come si è avvenuto profilando finora nell'esecuzione dei lavori inclusi nel programma statistico nazionale. Un Cerco di capire come allora, eh, i punti che tratterò, ma molto velocemente, eh, soltanto del, degli spunti di, di riflessione. Innanzitutto, come l'utilizzo delle fonti è stato finora alla base dell'articolazione delle tipologie di lavoro statistico. Che ehm, abbiamo adoperato fino a questo momento nel programma statistico nazionale, ma come le stesse si stanno di fatto evolvendo nel tempo, per cui sarà necessario probabilmente aprire una riflessione in seno al CONSTAT per rivedere la eh, classificazione delle tipologie di lavoro statistico stesso. Eh, vedremo come i lavori. Mm, si, sono di fatto multifonte, quindi lavori complessi. Nell'intervento di apertura stamattina della conferenza il Presidente Alleva ha detto che la produzione statistica in questa società che si muove così velocemente è necessariamente una produzione statistica che si deve basare su una molteplicità di fonti che vanno necessariamente integrate e standardizzate e questo rappresenta una sfida metodologica molto forte. Vedremo come dal punto di vista del uh, raggiungimento degli obiettivi conoscitivi e della um, razionalizzazione degli stessi, eh, l'utilizzo delle fonti ha rappresentato una soddisfazione di, eh, di quegli obiettivi che il legislatore si è posto uh, nel decreto legislativo 322 e vedremo come si sta uh, ampliando l'utilizzo del riuso delle fonti. Ecco, eh, l'attuale ehm, classificazione dei lavori statistici che utilizziamo che è emerso più volte negli interventi di questa mattina è probabilmente ormai obsoleta e piuttosto complessa per questo che abbiamo anche ehm, iniziato a studiare anche come gli altri paesi ehm, classificano i lavori statistici nei rispettivi programmi statistici nazionali eh, attualmente è comunque già basata sul concetto di fonte, quindi già dieci anni fa quando il Comstat ha adottato le cinque tipologie attualmente in, in, uh, in utilizzo, ehm, si è basata sulle fonti di acquisizione dei dati proprio come elemento di discrimine della, mh, della distinzione dei lavori. Eh, abbiamo adesso le statistiche da indagine, quindi basate sulla rilevazione diretta, le statistiche da fonti amministrative organizzate basate sull'acquisizione di dati da archivi amministrativi e eh, statistiche derivate o rielaborazioni che si basano sul trattamento di dati statistici provenienti da di statistiche da indagine o statistiche eh, da fonti amministrative organizzate. Abbiamo poi sistemi informativi statistici e gli studi progettuali che, come sapete, sono ehm, della, eh, finalizzati all'impianto o alla revisione di soprattutto di nuove ehm, rilevazioni. Noi, ecco, ehm, ci sarà modo, il Comstat avrà modo di discutere eh, eventuali semplificazioni delle attuali tipologie, di avviare una riflessione eh, sull'utilizzo più razionale delle fonti e quindi sui lavori eh, come si stanno configurando di fatto. Due suggestioni le abbiamo provate a mettere giù nel senso eh, di fatto basandoci sugli ultimi PSN predisposti abbiamo visto che innanzitutto le SDA e le SDE, cioè eh, le, le mh, statistiche da fonti amministrative e le statistiche derivate potrebbero essere raggruppate perché eh, si tratta di acquisizione secondaria di informazioni originariamente raccolte per altri scopi che siano o amministrativi o statistici si parla in letteratura di secondary studies o secondary surveys un'altra ipotesi che di è già parzialmente utilizzata nel nostro sistema PSN online per raccogliere le informazioni statistiche relative ai vari lavori, è raggruppare le SD e le SDA e le SD. Eh, noi abbiamo un unico questionario per queste tre tipologie perché sono tutte e tre tipologie di fatto che individuano lavori statistici orientati al prodotto, cioè lavori che producono informazione statistica. dunque non vorrei averne saltata. Allora, qui c'è un'idea um, un di come negli ultimi anni, dal 2013 al 2019, eh, sono diminuite eh, le eh, rilevazioni dirette, quindi le statistiche da indagine, diminuito il loro numero assoluto, il numero di statistiche inserite nel programma statistico nazionale. e eh, come diminuiscono anche le eh, statistiche da, da um, elaborazione, quindi le statistiche che acquisiscono um, semplicemente tra dati da trattamenti statistici a vantaggio delle, della tipologia che utilizza archivi amministrativi. Eh, sempre riagganciandomi agli elementi che mi hanno colpito nella relazione di apertura di, di questa mattina in plenaria, il, il Presidente... Appunto, ha detto che ormai non possiamo più pensare soltanto alle indagini dirette e alle indagini campionarie. Questo lo dimostra nel programma statistico nazionale c'è stata una, una diminuzione significativa dell'SD negli ultimi sei anni. Qui anche vediamo come aumenta eh, la percentuale di lavori complessi, cioè sono i lavori che eh, non utilizzano più semplicemente una unica e univoca modalità di acquisizione dei dati, ma eh, si basano, eh, utilizzano almeno una ulteriore modalità di acquisizione. Quindi eh, sono poche nel, in realtà nel programma statistico nazionale le indagini dirette che utilizzano. Si basano semplicemente sulla rilevazione. Eh, sono molte di più le indagini dirette che utilizzano anche eh, l'archivio amministrativo, sono ancora di più quelle che all'archivio amministrativo utilizzano anche dati derivanti da altre elaborazioni. Quindi aumenta il numero, la percentuale di questi lavori complessi presenti nel programma statistico nazionale. Ehm, sono ancora la maggior parte le, le statistiche da indagine, ma appunto le statistiche da indagine sono unite ad altre modalità di acquisizione del dato. Quindi eh, qui ci sono dei dati eh, desunti dall'ultimo PSN predisposto, che è l'aggiornamento 2019 al momento in via di formalizzazione, e mh, su 310 statistiche... Da indagini inserite nel programma, la raccolta diretta, sola ed esclusivamente raccolta diretta, sarà limitata a 169 lavori. In altri 141 casi, la raccolta diretta sarà affiancata da acquisizione da fonti amministrative, da fonti statistiche e da fonti amministrative e statistiche insieme. Io ho problemi con. Non so per... No, non è finita. Guarda Non ci più. Forse ci aiutate voi a, a scorrere le slide, grazie. No, avanti. Okay. Ci possiamo fermare su questa un attimo. Dicevo sì nella, nella presentazione dell'intervento, alla luce dell'utilizzo delle fonti che è stato fatto fino a questo punto, eh, noi lo vediamo come un punto di forza, tutto sommato, con tutta la complessità che ha la predisposizione del programma statistico nazionale, l'iter di formalizzazione, eh, in realtà se eh, possiamo considerarlo un elemento di, di forza, eh, l'utilizzo delle fonti come è venuto delineandosi di fatto in questi anni. Se leggiamo l'articolo 1 del Decreto legislativo 322 e in particolare l'articolo 24 che è stata la delega al legislatore affinché il 322 venisse redatto, vediamo che il sistematico collegamento e l'interconnessione delle fonti pubbliche preposte alla raccolta e all'elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale di fatto siamo riusciti a realizzarla. Quindi anche la, la mh, razionalizzazione dei lavori statistici, la diminuzione del numero degli stessi, eh, la standardizzazione delle fonti è stato sicuramente un successo in questi anni. Bisogna, rimane da vedere come, appunto, come sfida se da questo momento in poi il PSN sarà in grado di rispondere alle esigenze poste dagli utenti e soprattutto alla, alle sfide future. Quindi in questo si colloca bene la nostra riflessione su come ehm, pensare al prossimo PSN triennale. Eh, se potete gentilmente passare alla slide successiva, qui ci sono semplicemente alcuni numeri che dimostrano il riuso delle fonti che viene fatto, cioè la razionalizzazione e il grande utilizzo, questi sono dati presi dal PSN 2019 che è stato predisposto negli ultimi mesi, eh, abbiamo concentrato l'attenzione sul 710 lavori su 834 cioè sui 710 lavori orientati al prodotto quindi l'insieme dell'ESD, dell'ESDA e dell'ESDE e come sono oltre 400 eh, le fonti statistiche utilizzate per più di mille volte per, nel processo di produzione di quasi 300 lavori statistici, sono oltre mil, utilizzate oltre mille volte anche 500 archivi statistici. Quindi c'è questo scambio, questo flusso continuo di fonti all'interno dei lavori del PSN, quindi standardizzare e integrare è sicuramente un elemento di forza. Questi lavori sono orientati al prodotto, lì c'è anche un numero importante sulle forme di rilascio dei dati aggregati che supera le 1500 forme articolate in varie eh, modalità. Eh, ci dovrebbe essere un'ultima slide e poi concludo. Ecco, è un, semplicemente esplicativa, poi quando sarà il materiale a disposizione, dei uh, numeri di dettaglio sull'utilizzo uh, e il riuso delle fonti e sul, quindi sulla valorizzazione che di fatto uh, stiamo riuscendo a dare ai lavori orientati al prodotto all'interno del programma statistico nazionale. Concludo così per passare la parola all'ultimo intervento di Monica Attias. Grazie. Sarò velocissima, ve lo prometto. Allora, la privacy è stata tirata in ballo eh, diverse volte durante questa sessione, ma anche nell'intervento del Presidente. Può, ecco. e no. <ride> vorrei dire innanzitutto che eh, vorrei ribadire questo concetto, che effettivamente questo trade-off tra qualità dei dati e sicurezza dei dati non esiste, tra eh, rilascio dei dati a livello micro o eh, al massimo livello territoriale e protezione della privacy dei cittadini non esiste. Abbiamo le possibilità tecniche e organizzative per ridurre al massimo questo trade-off. Questa è la, la prima cosa importante che vorrei dire. Oggi naturalmente non parlerò del GDPR in generale, ma solamente di quei gli elementi che impattano sul PSN come è oggi e come sarà in futuro. Innanzitutto, come dicevo prima, già nella statistica stessa eh, il discorso sulla protezione dei dati è un elemento fondante della qualità del dato. E qui cito il codice della statistica ufficiale, il codice europeo e poi il codice italiano, che al principio più... 5 parla non solo della riservatezza nel rilascio dei dati, come spesso si è abituati a pensare, ma della riservatezza e della tutela, quindi anche della sicurezza fisica dei dati, eh, in ogni eh, passaggio del trattamento, dall'acquisizione alla messa a disposizione per gli utenti. E qui la sfida è aumentare la fiducia della statistica ufficiale da parte dei nella statistica ufficiale da parte dei cittadini, non solo in termini del prodotto che è rilasciato, ma anche delle cautele che sono adottate. Quantificando oggi nel programma statistico nazionale per l'anno 2018 circa la metà delle statistiche che vi sono incluse hanno un impatto sulla privacy dei, dei cittadini, quindi il 45%. Quindi parliamo di tanti trattamenti di dati personali e non solo, ma all'interno di ciascun trattamento, sempre di più, come si è detto, si tratta di integrare diverse fonti. Questo è stato uno degli elementi del parere del garante della privacy quest'anno, cioè come l'integrazione del, del dato generi un'altra informazione che a sua volta amplifica il potenziale conoscitivo di questo dato. E come ci poniamo noi di fronte a questo? Innanzitutto vorrei dire che dal 2000 in poi l'Istat con il software PSN Online ha creato un prodotto, un software che ha accompagnato gli uffici di statistica delle maggiori amministrazioni pubbliche con vocazione a statistica. A, ehm, a essere cosciente di tutte le implicazioni della privacy. Adesso la butto lì, dico per scherzo, ma per anni mi hanno preso in giro perché nel, mi occupo della parte privacy del PSN. Ah, ma questo PSN, la parte privacy, quanto è pesante? È vero, indubbiamente è vero. Eh, però posso dire che questo sistema ha guidato... Ehm, i diciamo, responsabili degli uffici di statistica, i responsabili dei trattamenti a essere coscienti di tutte le implicazioni che il codice deontologico e il codice della privacy avevano sulla statistica. Oggi la stessa sfida si pone con il GDPR. Quindi in sostanza con il GDPR abbiamo rafforzamento della figura del titolare a cui è in capo la valutazione di impatto e quindi anche la determinazione del grado di rischio che un trattamento può avere e di conseguenza anche la responsabilità di, porre un, eh, diciamo, di mh, dare una risposta a questo rischio per contenerlo. Il principio di minimizzazione dei dati, usiamo solo i dati necessari. Come facciamo? A monte cerchiamo di non prenderli proprio, quelli che non ci servono, e il rafforzamento per le, delle tutele per le particolari categorie di dati, che, un, diciamo gli ex dati sensibili. Prima la dottoressa Di Somma citava le implicazioni. Diciamo sulla eh, sfera morale, diciamo, che sono prese in seria considerazione dall'Istat. Vorrei solo citare un esempio, perché è stato poi sulle prime pagine dei giornali, la eh, raccolta di dati sull'etnia e quindi il discorso dei cittadini rom, l'Istat in collaborazione con il Garante e con altre istituzioni ha messo a punto un sistema per cui è possibile raccogliere i dati su certe categorie particolari particolarmente vulnerabili della nostra società rispettando la privacy dei cittadini, tant'è vero che questa scheda, diciamo, questo lavoro sulla transizione dai campi rom a soluzioni abitative dur durature non è stata oggetto di rilievi da parte del garante e poi la nomina del responsabile dei dati personali. Stiamo raccogliendo all'interno di tutto il System i nomi dei nuovi responsabili della protezione dei dati che aiuteranno a, diciamo, in questa fase di transizione verso l'assimilazione la, del GDPR. In questo la valutazione di impatto di cui si è già parlato ha un ruolo importantissimo. Vado veloce. L'informativa. L'informativa cambierà, ci saranno delle aggiunte, quindi il PSN si deve adeguare. Ma la cosa più importante che vorrei sottolineare è che eh, vorremmo fare un passaggio da un'informativa troppo tecnica a un'informativa comunicativa. Ogni rispondente, ogni interessato deve essere in grado di dire io sono in quel trattamento e quindi di riconoscere come il proprio dato è stato trattato. Allora stiamo pensando una delle soluzioni oltre alla gazzetta ufficiale, innanzitutto potrà essere quella del web, che sicuramente è più comunicativa, anche se la gazzetta ufficiale naturalmente rimane la massima espressione della trasparenza. E poi un nuovo linguaggio. A me piace definirlo la regola delle 4C. L'informativa deve essere chiara, inequivocabile, completa di tutte le informazioni richieste, articolo 13 e 14 del GDPR congruente, non contraddittoria e comprensibile, perché spesso i nostri rispondenti o i nostri interessati possono essere persone anziane che ci parlano delle loro malattie, bambini che ci parlano del rendimento scolastico. Quindi questa è una sfida molto importante e probabilmente ci porterà forse a scindere la parte che consegneremo al garante per poter esprimere il parere e cioè completa di tutti gli elementi richiesti al GDPR da un'informativa più semplice che va nelle mani dell'interessato, stiamo ragionando su questo. Direi che io concludo qui perché mi sembra che siamo proprio fuori dai tempi. Ultima slide, dico fare rete, non solo la rete dei responsabili della protezione dato, dati, ma anche la rete dei compilatori. Per rendere sempre più armonica e congruente la rappresentazione che diamo nel PSN. Grazie. Grazie, Monica. Come, come vedete, ci stiamo lavorando su questa tematica intensamente. Mi spiace dover chiudere qua. Eh, noi abbiamo da avviare. Il caffè della statistica, non so chi di voi è coinvolto nel caffè, ci sono questi cinque tavoli con dieci persone ogni tavolo, non estratte a sorte ma scelte con un campione ragionato. Voi se fate cornice intorno ai tavoli dopo aver mangiato o prima di mangiare mi farà molto piacere. Grazie a tutti.